Vi voglio fare vedere questo che... Dio! Da quanto ci stavo dietro! Dunque, questo l'ho avuto grazie a Noemi, che ha questa fumetteria. Aspettate, devo avvicinarla perché io sono presbite. A Piazza della Costituente, Mirandola, Modena. Fantasia.fumetteria.it. Libreria@gmail.com e la trovate anche su Instagram, che è l'unico social che ormai è rimasto frequentabile. Allora, Yasuo Zuka, cioè levatevi perché è stato un grande. Questo, dietro a questo veramente ci ho perso perché si trova solo in Giappone, in giapponese, non è tradotto in italiano. Perché non è tradotto in italiano, in inglese, non lo so perché. E Noemi riesce a farceli avere questi libri, questi art book anche dal Giappone. L'ho aperto adesso, mi sento il cuoricino che mi... Ah, così. Ecco, giustamente chissà il giapponese, forse qualcosa. Però si capisce anche con... Devo cambiare mano. Con il traduttore, sì, soprattutto quello di Yandex. Allora, una buona prima parte è occupata dai disegni di Lupin il castello di Cagliostro. La 500 gialla. No, è bellissimo, è bellissimo. No, ma Otsuka è un grande. Ma mi emoziono sempre. Queste sono prove di proporzione. Anche questa è una prova di proporzione. Però comunque le disegnavano interessanti, cioè la faccia di lei non è imbronciata, no? Lui che sembra le faccia la contravvezione. Le proporzioni, sì, sempre tra lui e lei. Questa invece è la macchina che l'automobile che Miyazaki odiava, SSK, non lo so, è quella che utilizzava Hitler ed è gialla pure questa nel cartone animato. Ma non nel Conte di Castello di Cagliostro. E questa è la Citroen, color vinaccia, proprio di Yasuo Zuka, che poi Miyazaki ancora va in giro con una Citroen stesso modello. Poi ci sono dei camion, delle foto, e qui ci sono proprio dei mezzi bellici, mezzi da trasporto. Mezzi che non sono le automobili tradizionali, sono sempre o da lavoro, da trasporto bellico, da trasporto merci, su ruote o su cingolato. Hanno proprio la qualità del disegno, del disegno, sono confusa, confusa e felice, ingegneristico. E qua ci addentriamo in un mondo che io... Poi non... Se non si sa la lingua, qui si è fortemente penalizzati. Qui ci sono dei ninja con la jeep, dei ninja e dei samurai con la jeep. È una cosa che è molto interessante, mi piace veramente tanto. Ce n'era una che sembrava un po' Sturmtruppen. Vorrei vedere se la ritrovo, se l'ho saltata. Beh, poi ci sono dei mezzi che all'epoca erano futuristici,
oggi, cioè, niente, niente, la barchetta c'è un po' questo aspetto qui. E sembra un po' Stormtrooper. Ah, ma questo, che bello questo. Ecco, questo volto è un po' francese, no? È un po' da fumetto francese, un po' da Asterix Obelix, da Goscinny d'Uderzo, perché comunque il fumetto giapponese, più il manga, più l'animazione, più che il fumetto, però ha risentito abbastanza dell'influenza francese. Beh, loro con la Francia hanno un rapporto privilegiato. Amano molto anche noi, ma la Francia di più. Grazie Noemi, grazie Noemi. Treni. Boh, io ve lo faccio vedere piano piano, sì, qualcuno dice sì, sono 50 euro, però sapete cosa vi state comprando. Che li vale tutti. E qui ci sono i riferimenti fotografici. Questo è lui. Miyazaki voleva molto bene, lo amava molto come maestro. Proprio qui non so chi sia. Heidi, la mitica grande assoluta Heidi. Qua non sono riuscita a capire bene chi sia. Credo Holz, ma non sono sicura. Qui c'è una fan service che povera Fujiko è proprio ormai l'icona del fan service. Povero personaggio, i disastri che hanno fatto su Fujiko. Questi io questa io non mi è familiare, ma non la riconosco. Adesso non la riconosco. E beh, qui c'è tutto, insomma, bisogna anche un po' industriarsi a cercare di capire cosa c'è scritto. Ben, 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 ben. Bellissimo, bellissimo, bellissimo.